Qualche tempo fa ho visto un documentario su Francesco Rosi, che comunque ha fatto film d'inchiesta e per ogni suo film ha fatto delle ricerche immense e la figlia appunto ha aperto, diciamo, lo studio del padre facendo vedere tutte queste ricerche, tutti i giornali, i libri, che aveva appunto tutte le informazioni che aveva raccolto per i film. Il suo cinema è molto simile, molto d'inchiesta. Anche lei, è una curiosità, anche lei ha tutto il materiale raccolto, tutte le sue ricerche conservate. Beh, io sì, dunque, intanto, aspetta, cioè io ho fatto ricercatore prima di fare regista. Una volta laureato sono diventato ricercatore presso il CNR e quindi ho sempre avuto passione per la documentazione. Per esempio, alcuni anni fa, per pubblicare un libro che si chiamava Il Malaffare, che raccontava tutto il malaffare della politica italiana, insieme alla mia compagna Eta, che è lì in sala, nonché produttrice, siamo stati in America negli archivi per fare delle ricerche e attraverso il Freedom of Information Act, che è una cosa in Italia sconosciuta, cioè una legislazione che consente ai ricercatori di chiedere la desecrazione di certi documenti in base appunto a questa legge che autorizza a poter scavare negli archivi. E andiamo appunto in America e alla base di questa documentazione siamo riusciti poi a fare questo libro, prima Gli Americani in Italia, si chiamava, poi Un Affare, in cui abbiamo pubblicato gli assegni. Copia degli assegni che la CIA versava, denaro che la CIA versava alla Democrazia Cristiana e insomma ho sempre avuto un amore per la documentazione, anche per la documentazione più segreta. E credo che alla base di alcuni dei nostri film ci sia appunto una grande ricerca documentale. E quindi hai un archivio. No, 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 se ti tocca un archivio dopo mi arrestano. Insomma, anche che tu hai chiesto, appunto, c'è la possibilità Io ho tutte le bobine, per esempio, noi abbiamo ancora due microfilm che ci hanno dato in America, con tutta la data andrebbe, secondo me sono tantissime, molto anche lì, sarebbe interessante sbobinare, perché raccontano, cioè gli americani, non si sa come, quando sono stati in Italia, diciamo dal primo dopoguerra, a tutt'oggi, perché gli americani attraverso i loro servizi segreti, in tutti i paesi in cui vanno loro hanno un'attenzione che noi manco ci immaginiamo. E nei confronti dell'Italia ci sono migliaia, decine di migliaia di documenti su tutto, ma mi sembra che con lei abbiamo addirittura trovato nelle bobine le biografie segrete di alcuni funzionari del Partito Comunista di Bologna, che nessuno manco sapeva chi fossero, e loro sono tutto di noi, è proprio come il Grande Fratello. Allora, ovviamente questo materiale non si sa dove sia, quindi non è a casa vostra, non è nell'archivio, è in un luogo segreto per tutti.